Allora, cari ragazzi, appena arrivato un pacco, già l'ho aperto, l'ho sventrato perché all'interno non ci stava solo il mio prodotto, ma ci stava anche il prodotto della mia compagna, della mia fidanzata. Volevo farla entrare in questo video, però non ci sono riuscito. Forse la prossima volta, non lo so, ci riproverò. Non credo, mi sta facendo già di no dall'altra parte della camera. E beh, in questo caso, sì, dai ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, eccomi qua, buttiamo via la confezione già aperta e prendiamo l'altro piccolo accessorio. Allora, innanzitutto questo video non avrà una doppia inquadratura, questo unboxing, perché l'altra fotocamera la utilizzerò perché ho acquistato alcuni accessori per la fotocamera, ovvero la mia Nikon, la camera principale. Quindi sto utilizzando la mia vecchia Canon. Allora, accessorio per la fotocamera, la Nikon. Come potete vedere, LED macro ring flash, quindi potete già intuire cos'è dal titolo di questa confezione. Allora, andiamo subito ad aprirlo e vediamo un po' come è strutturato. Allora, eccolo qua, sono riuscito ad aprirlo e vediamo un po' quali sono i vari componenti. Allora, qui abbiamo, poggiamo un attimo qui, il ring flash. Ok, perfetto. Qui ci sta l'altro componente che si va ad aggiungere e adesso vi spiego subito cosa è. Allora, praticamente questo è il controller che va a regolare tutte le varie temperature di questo ring flash. Ovviamente questo ring flash va montato sull'obiettivo della camera, quindi si va a togliere un eventuale paraluce che ci sta e al posto di quel paraluce va ad aggiungere questo ring light, che forse potrebbe essermi utile dai prossimi video a posto del faretto che sto utilizzando anche in questo momento, poggiato proprio di fianco alla camera. Qui sotto abbiamo anche il supporto per collegarlo alla camera, ok? E qui tutti i vari controlli. Poi ho visto nella confezione anche altri accessori, sì, sono i vari anelli adattatori per le varie camere, sì, eccoli qua, magari ve ne prendo qualcuno da questa bustina, da questa piccola confezione, ed ecco qua, sì, sono i vari anelli adattatore che consentono di andare ad adattare il ring light a qualsiasi tipo di obiettivo. Allora, vediamo un attimino questo qui. Sì, tra l'altro poi ha anche un cavo abbastanza lungo e questo ovviamente funziona a batteria, che io di batterie non ne ho ovviamente, e sono 4 batterie stilo. Quindi ragazzi, non so nemmeno se posso provarlo, ma io credo di no. Quindi, la mia fidanzata mi dice che forse riuscirò a provarlo. Prenderò le 4 batterie stile e le metterò all'interno. Nel frattempo prendo anche già la mia camera e vi farò vedere un po' com'è montato questo ring flash. Che poi, tra l'altro, ragazzi, questo unboxing sarà diviso in varie parti perché praticamente deve arrivarmi un altro prodotto. Vai, voilà, sono arrivate le batterie, però queste sono delle mini stilo. Sì, sono delle mini stilo, purtroppo non vanno bene. Un attimino, dalla regia mi dicono che ci stanno anche le stilo. Vediamo, forse riuscirò a provarlo, forse è ancora un forse. Intanto lei che fa casino qua giù. Intanto comincio a montare un attimino la mia camera e voglio farvi vedere come funziona. Si è tolto tutto, intanto arrivano anche le notifiche ed ecco che arrivano dalla regia le batterie stilo. Allora, sì, in effetti ne sono 5, io ne devo utilizzare 4, eccole qua. Non sapevo, ma abbiamo proprio un negozio di batterie allora. Allora, mettiamo tutto qui e vado anche a montare già il... Sì, fammi anche le smorfie, tranquilla. L'obiettivo davanti alla mia camera
e vediamo un po' com'è l'intero montaggio di questo ring light. Allora, innanzitutto vediamo un po' la compatibilità. Ok, devo prendere uno di questi, vediamo un po', forse devo solo capire un po' come vanno adattati, perché non, io personalmente non riesco a farlo. Allora, questi sono i più piccoli. Ok, forse ci stanno gli anelli adattatori più piccoli proprio per i miei obiettivi, e forse potrò concludere qualcosa, vediamo un po'. Sì ragazzi, allora eccolo qua, infatti abbiamo l'anello adattatore che va proprio montato qui sull'obiettivo della camera, ed eccolo qua, e proprio su questo obiettivo andiamo a prendere tutto il supporto, che in questo caso abbiamo il ring light, che abbiamo i suoi supporti, che in questo modo, eccolo qua, come potete vedere, proprio davanti all'obiettivo. Adesso l'altra cosa da fare è che devo mettere le quattro batterie stilo per poterlo provare, quindi che forse potrebbe tornarmi molto utile, soprattutto per questi tipi di video, magari di unboxing, ed evito anche di montare i miei softbox, anche se già un po' di tempo che non li monto, ma va bene così. Sono 2, 3 e 4. Allora sì, ok, vediamo un po', ed ecco qua, sì, ce l'ho fatta, andiamo a stringere e voilà, ecco qua, questo è il supporto montato appena. Adesso andiamo un attimino ad accenderlo. Sì, probabile che abbia sbagliato qualcosa, vediamo un attimino. Sì, ho sbagliato io. Allora, ho sbagliato a mettere le batterie. Madonna, questo video verrà proprio lunghissimo. Allora, questo è in più, questo è un meno, ok, poi abbiamo un'altra più e un altro meno. Andiamo a chiudere tutto, accendiamo la camera, vediamo un po'. Ok ragazzi, allora eccolo qua, si è anche acceso, non so se riuscite a vedere dall'illuminazione. Ok, quindi qui possiamo regolare il settaggio, possiamo regolare l'intensità della luce, e ecco qua. Allora, qui abbiamo la luminosità, poi abbiamo anche la modalità flash, ok, fa un po' di luce. Qui è la modalità flash, la modalità destra e sinistra, e poi possiamo andare a mettere un po' i vari parametri. Qui abbiamo la ok, modalità flash, vediamo un po' che funziona proprio come un flash vero e proprio. Ok, perfetto, mettiamo modalità light, ed ecco qua. Quindi qui abbiamo la luminosità dalla meno 1.5 alla 1.5, quindi la più alta possibile. Qui abbiamo anche altri vari settaggi, quindi ragazzi devo dire che non è male questo ring flash davanti alla camera, che consente di dar luce alle proprie foto, ai propri video, perché fosse così si riusciranno ad evitare i softbox. Solo che poi mi devo procurare delle batterie ricaricabili, che forse ho anche già, ma devo controllare. Allora ragazzi, questo è stato uno dei primi accessori che ho preso, e ne deve arrivare un altro che va a sostituire. Innanzitutto andiamo un attimino a spegnere questo ring flash, eccolo qua, che va a sostituire un altro accessorio proprio qui vicino alla camera, che è molto molto comodo, soprattutto per fare le foto. Non è che sia granché, però è anche molto molto comodo. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo sketch video, quando arriverà l'altro prodotto. We'll be right back.
Ok ragazzi, a questo secondo giro abbiamo anche la seconda inquadratura, sono arrivati un po' di pacchi e adesso non so quali sono i miei e quali sono quelli della mia compagna, perché sono compresi anche i suoi. Beh, vediamo, iniziamo ad aprirli, quello che è mio, quello che è suo, intanto sta dall'altra parte della camera, non può farsi mai vedere, non vuole mai entrare, almeno il mio unboxing, ma ci riuscirò, allora iniziamo da uno di questi piccoli, vediamo cosa abbiamo, buttiamo tutto a terra, tanto ci sta, ok, questa qui è il manico per la mia Nicola, infatti avevo immaginato che uno di questi piccoli fosse proprio il manico della mia fotocamera. Allora, Amazon Basics, perché questo qui praticamente è il manico laterale della camera per poterla utilizzare tranquillamente senza quel vi faccio un attimo vedere una cosa da questa camera, perché vedete qui abbiamo questo manico così grande e io lo vorrei andare a rimuovere proprio in modo da poter mettere questo piccolino, spero che siate riusciti a vederlo, in modo questo piccolino che mi consente di utilizzarla al meglio. Allora, togliamo questo qui e andiamo ad aprire il secondo pacco piccolino. Dove sta? Eccolo qua. Uno di questi dovrebbe essere l'altra cosa che ho preso proprio ieri, perché mi serve per una riparazione. Allora, vediamo un attimino. Sì, perfetto. Infatti, oh wow. In effetti sì ragazzi, questa qui è la pasta termoconduttiva. Pasta termoconduttiva che ho acquistato perché devo riparare il problema ILOD della PS3, quindi sono tre flaconi da, vi dico subito, non si riesce a vedere, forse 7 ml, una cosa del genere, adesso non vi so dire bene quanto è il quantitativo, ma guardate, sono tre flaconi davvero enormi, ok, quindi mi servirà proprio per andare a riparare quel problema e rimettere in mezzo la PS3. Allora, questo qui penso che sia una cosa della mia fidanzata, perché abbiamo Golden Chic, quindi glielo lancio e voilà, tutto per te, via. Adesso ci sta anche quest'altro pacco, un altro pacco grande, stanno altri due prodotti all'interno, però non so se, io non ho ordinato più nulla rispetto, cos'è sta roba? Ah ok, l'anello. Andiamo ad aprirlo col taglierino. Allora, qui abbiamo due prodotti. Allora, vediamo un attimo. Questo, sì, infatti questo è un prodotto per la casa, ma lo metto a parte. E non so, magari vi lascio anche il link di questo in descrizione, perché sì, diciamo che ogni tanto prendiamo prodotti per la casa, ci divertiamo e andiamo a vedere se ci sta altro che appartiene a me. Ok, qui abbiamo una confezione del Up Here. Allora, Up Here, e qui contiene un altro dispositivo che voglio aggiungere al mio bestione, alle mie spalle, ovvero al mio computer. Allora, eh sì, in effetti sono le tre ventole. Le tre ventole, questa è la cavetteria e queste sono tutte le ventole a RGB. In effetti sono stato tentato dal mio vicino di casa. Allora, qui abbiamo il connettore, abbiamo l'adattatore per collegare tutte le ventoline, abbiamo gli adesivi, tutte le viti. Però ragazzi, credetemi, allora, se ho visto bene, qui abbiamo 5 ventole. Provo a prenderne una e voilà. Sì ragazzi, sono proprio 5 ventole, sono, anzi no, in realtà ne sono 6 ragazzi, una confezione da 6 ventole. Che cavolo me ne faccio io di 6 ventole? Allora, devo dire che le ho pagate a prezzo, vi dico sta cosa, praticamente stavo su Amazon e stavo cercando altre ventole da aggiungere al mio computer e questa confezione di 3 ventole costava 42 euro,
Poi dopo qualche minuto sono ritornato sulla pagina, stava a 32 euro e l'ho acquistato subito. Praticamente sono tutte ventole a RGB controllabili direttamente attraverso un pad del un supporto delle ventole che è uscito all'interno, ok? E praticamente intanto ha recuperato questo prodotto la mia compagna, se era andata già da quella parte. Magari di quel prodotto vi lascio il link qua in basso in descrizione se volete. Allora, sì ragazzi, allora io in realtà è vero, avevo ordinato 3 ventole, però qui me ne ritrovo 6. Quindi devo studiare un pochino e vedere dove mettere queste ventole all'interno del mio computer. Allora, qui vediamo un attimino com'è il controller, perché ragazzi il mio vicino, sapete, mi ha tentato, gli hanno regalato delle ventole, ho detto ma adesso provo a prenderle anche io. Allora, sì, in effetti ragazzi, allora questo è il controller per le ventole a RGB, eccolo qua, ve lo faccio vedere da quest'altra camera, sempre se mette a fuoco. Sì, intanto la mia compagna mi fa vedere il prodotto che gli è arrivato, adesso lo va anche già a provare. Allora ragazzi, vi faccio vedere anche meglio una di queste ventole, perché ci tengo a farvela vedere, sempre se non riesco a far danni, spero di non fare danni, e che intanto qui sto anche registrando. Allora ragazzi, vi dico che, come detto già all'inizio, volevo aggiungere qualche altra ventola al mio computer, qua addirittura me ne sono arrivate 6. Allora, qui non riesco a sciogliere il cavo, vediamo un attimo se ci sono riuscito. Ok, allora ecco qui una delle ventole Up Here a RGB, quindi praticamente ha una doppia connessione, quindi ARGB, eccole qua. Però io all'interno del computer tengo già un controller ARGB, quindi sì, se riesco magari metterò anche una quarta ventola. Mo vedo un attimino, perché nella parte superiore posso piazzare 3 ventole, magari sulla parte posteriore anche. Devo un attimino studiare la cosa e vedere un po' come strutturare l'interno delle ventole. E sì, intanto la mia compagna dall'altra parte mi fa vedere come il suo prodottino che ha acquistato, sorrisino a 87 denti, dispenser, non mi veniva il termine, grazie. Ragazzi, allora, tutto qua. Volevo farvi vedere questi prodottini che ho acquistato, anzi che abbiamo acquistato. Allora, sia delle ventole, e nel caso vi dovesse interessare, della pasta termoconduttiva e di questo l'accetto, ok, per la fotocamera, che dopo andrò a montare, però penserò prima alle ventole, poi le ventole e la pasta termoconduttiva che ho qui da qualche parte, eccola qui, è anche abbastanza grossa. Vi lascerò tutti i link qua in basso in descrizione. E non so, magari se ci stanno ragazzi o donne all'ascolto di questo video, alla visione di questo video, beh, vi lascio il link del dispenser porta cos'è, dischetti struccanti, sì, magari, cioè io parlare di queste cose nei miei video non sono abituato, però ve li lascio tutti qua in basso in descrizione. È stato un unboxing cumulativo, qualche altra cosina arriva venerdì, ma non credo riuscirà a fare questo unboxing, ragazzi, e io vi saluto qui. Allora, intanto sono sommerso qui da pacchi, devo risistemare tutto, possiamo tutto qua a terra, e voilà. Allora, l'accetto, controller e tutti i vari accessori del computer per ogni ventola. Allora, eccoli qua, vedete? Sono strapieno veramente, ragazzi, sono strapieno. Quindi dopo devo sistemare un po' di cose. Prima penso al computer, che devo sistemare le ventole, poi dopo alla Play 3 e alla fine mi metto a editare questo video. Dai, però questo video si uscirà tra 2 domeniche, quindi ho il tempo di editarlo. Tutti i prodotti trovate il link qua in basso in descrizione di tutti quelli che sono stati presenti in questo video, sia miei sia quelli della mia
compagna, la mia fidanzata. E se questo unboxing vi fosse piaciuto, vi raccomando, fatemi sapere se questi prodottini vi piacciono, magari ve li condivido anche su Instagram, insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale perché ci tengo tanto, e dopo l'iscrizione attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun tipo di video, e condividete anche questi video perché è molto molto importante. E per di più, già lo sapete, seguitemi anche su Instagram, ve lo ricordo l'animazione qua in basso, ma trovate tutti i link ai social qua in basso in descrizione, oltre che ai link dei prodotti. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. E intanto io, ragazzi, vado a togliere sto casino che ho creato qua a terra, e poi monto le ventole al computer, magari vi lascio qualche foto su Instagram. E sì, dai, ci vediamo domenica prossima. Ciao!